Ragazzi, questo nuovo format ufficiale di Chef in Camicia che si chiama La Ruota della Frittura, in cosa consiste? Ci sono diverse macro categorie, tra cui pesce, riso, verdure, carne, pasta, crostacei, oppure scelte dello chef. Quindi quando vogliamo pilotare la puntata, no, sto scherzando chiaramente, ma non solo la macro area, gli ingredienti che utilizzeremo, anche la modalità di frittura, chiaramente, che andrà scelta tra le seguenti, che sono strutto, burro, olio e basta. Ultimissima cosa, in base alla macro categoria che uscirà e al metodo di frittura, decideremo che panatura fare, ma quella la deciderò io. Ragazzi, una valletta non ce l'ho, quindi giriamo la ruota. Io avrei tanta voglia di cucinare della carne, eh? Ruota, sì, buona con me, ascoltami, ruota. Detto carne, è uscito pesce. Vediamo dove friggere, speriamo che sia buona con me. Del pesce, spero di friggerlo nell'olio. Vediamo se la ruota almeno a sto giro è buona. Devo dire che almeno sulla seconda girata sono stato ascoltato, quindi pesce, olio, vado in dispensa, recupero gli ingredienti che penso stiano meglio insieme, scelgo anche degli ingredienti per realizzare comunque un piatto completo, torno da voi e iniziamo. La ruota è stata buona, poteva andare peggio, arrivo. La ruota della frittura, ragazzi, l'ho pensata per due motivi. Il primo perché mi ricorda un vecchio programma anni 90 che era appunto La Ruota della Fortuna. E non so, c'era comunque quella spensieratezza e felicità che dovrebbe esserci sempre in cucina. Secondo motivo è perché sono stufo di pensare io alle ricette. Bello che ci sia un'entità superiore che decide per noi. Quindi oggi abbiamo girato la ruota e la ruota ha detto pesce e olio. Cosa ho deciso di fare? Ho scelto del pesce azzurro, che a me piace tantissimo. Ho deciso di friggerle all'interno di questa farina di mais, che è la stessa per fare ovviamente la polenta. E ho deciso di accompagnarla con una salsina abbastanza grossolana, fatta con dei pomodori, dei capperi, delle mandorle, della scorza di limone, chiaramente limone non trattato, che gratteremo bene, facendo attenzione, abbiamo lavato benissimo, e del basilico fresco. Un aperitivo, un entrée da accompagnare una bollicina, una roba veramente giusta, buona, veloce da preparare, quindi iniziamo. Prepareremo prima la nostra salsina che andrà ad accompagnare le nostre acciughette fritte e la metteremo in frigorifero a marinare, di modo che i sapori, visto che sono diversi gli ingredienti che vanno a comporla, potranno fondersi tra di loro al meglio. Pomodori già puliti, chiaramente. Togliamo i semini e teniamo soltanto il filetto. Facciamo delle striscioline e dei cubetti. Mandorle e le tritiamo piano piano anche queste. Qualche cappero, non troppi, che sono belli salatini, non li abbiamo dissalati chiaramente, ci stanno bene, danno un bello sprint aggressive. Basilico, prendiamo qualche bella foglia. Sale e olio così. Pepe. Scorza di limone, qui abbondiamo che deve essere bella profumata, mi raccomando. Prendiamo un cucchiaio, mischiamo bene. Ora che i sapori sono ben amalgamati tra di loro, prendiamo e mettiamo in frigorifero e friggiamo. Prendiamo acciughina, le abbiamo tagliato la testa, la pancia con una forbice, abbiamo tolto l'interiora, la apriamo piano piano a libro, togliamo la dischetta, che è qua, vedete, colpo secco e vi rimane questo meraviglioso filettino di alice. Semola, no uovo, non ci serve, lo facciamo veramente fresh. L'olio sfrigola, facciamo una prova, siamo perfetti ragazzi. Che ve devo dire? Andiamo, buttiamole. Quello è terapeutico poi friggere. Mamma mia, bollicina, acciuga fritta, può arrivare anche un boia a ammazzarmi che sono felice. Ragazzi, abbiamo tutti gli ingredienti per impiattare, siamo arrivati nel momento più importante. Prendiamo un pizzichino di sale e saliamo leggermente adesso il nostro fritto. Prendiamo, le mettiamo al contrario, quindi con la parte della pelle rivolta verso l'alto, di modo che raccolga meglio la salsina, ragazzi. Adesso cerchiamo di rendere il piatto ancora più bello e aggiungiamo appunto la nostra salsina che ha un profumo pazzesco. Mamma mia. Bello agrumato, c'è il limone, c'è la croccantezza della mandorla, l'acidità del pomodoro, il basilico, che quando si cucina il pesce azzurro ci sta benissimo, quindi. Ragazzi, è arrivato il momento migliore del video, assaggiamo il nostro fritto come è venuto. La
salsina esalta questo fritto, dà ulteriore croccantezza con le mandorle. Rifate questo piatto a casa, mandateci 1000 foto perché sono buonissime. Alla prossima. Ciao ciao.